Buon pomeriggio a voi. Allora, prima di raccontarvi di quanto mi sono stufato di certe situazioni e di partecipare a certi dibattiti, volevo così giusto darvi un sondaggio, in questo caso un piccolo sondaggio, però che ha il suo significato, che sta facendo BioBlu. Per quanto riguarda tutti quei partiti che al momento non siedono in Parlamento e che sono venuti alla ribalta durante questi ultimi 2 anni, che conosciamo molto bene. Ecco, secondo i primi dati, ripeto, un piccolo campione da parte di BioBlu, però significativamente è in testa Francesco Toscano con Ancora Italia, al secondo posto Italexit di Paragone. Poi abbiamo il professor Mattei, al quarto posto con R2020 Sara Cugnal, e poi c'è Trevù con Teodori e poi seguono tantissimi altri. Come ho detto ieri sera, insomma, molti ostacoli per quelli che vogliono concorrere alle elezioni il 25 di settembre, anche perché si sta facendo da subito una corsa incredibile alla raccolta delle firme e potete immaginare che insomma in agosto questo è tutt'altro che semplice. Quindi voglio dire, forse del tutto fuori strada la mia considerazione non era. Ma veniamo al fatto per il quale io mi sto veramente stufando. Allora, voi dovete sapere, ma lo immaginate sicuramente, che mi capita di partecipare a dibattiti a Zoom, ma anche a dibattiti dal vivo, no? Con cittadini e così via. E ci sono sempre quelli che sono straconvinti e portano le loro tesi di quanto sia stato sbagliato far cadere il migliore, perché loro lo considerano il migliore, Mario Draghi, non riuscendo a capire che bisognerebbe così capirsi, scusate il gioco di parole, migliore rispetto a che cosa? Migliore rispetto ai poteri forti, alla finanza, ai banchieri, migliore appunto rispetto agli interessi di questi soggetti o il migliore per il popolo italiano? È un piccolo particolare, però questo bisognerebbe chiarirsi. Ecco, queste persone sono straconvinte che Mario Draghi, non solo lui, io non potevo mettere tutti i nomi nel titolo perché ho a disposizione un certo numero di caratteri, però loro ritengono che appunto Draghi, lo stesso Speranza e tanti altri, siano stati l'artefice del fatto che loro non abbiano perso la vita e che insomma si trovano in buone condizioni grazie a tutto il protocollo Covid che loro hanno messo in atto in questi 2 anni. Ed ecco, a queste persone io l'altra sera facevo notare che insomma un certo Mario Draghi, non più tardi di qualche mese fa, ne era uscito dicendo che quelli che non si vogliono vaccinare si ammalano e muoiono, e invece quelli che si vaccinano possono tranquillamente incontrarsi tra di loro, fare grandi feste, che non si contagiano. La storia poi recente ci ha detto in maniera incontrovertibile che è una enorme falsità, ma lo era già allora. Noi lo sottolineavamo già allora e quindi, al contrario, dicevo a queste persone l'altra sera che loro dovrebbero essere arrabbiate con Draghi ancora più di quanto lo siamo noi, no? Perché loro sono andate tranquille, sapendo che essendo vaccinate non correvano alcun pericolo, non contagiavano e non venivano contagiate quando venivano in contatto con persone nella loro situazione, cosa che appunto, essendosi rivelata falsa, è costata, diciamolo, la vita a qualcuno, perché se hanno continuato a dire che la vita l'hanno persa soprattutto gli over 80 con qualche patologia, dicendo anche a questi: guardate, state tranquilli che se siete vaccinati ed incontrate una qualsiasi persona, un vostro parente, anche lui vaccinato, non correte nessun rischio. Questo era falso e se questi sono morti, il responsabile è Draghi insieme al suo amico Speranza, no? Goldman Sachs fanno parte dello stesso mondo. E lo stesso Speranza è quello che forse ci siamo dimenticati, che ha emanato il protocollo tachipirina e vigile attesa. E sapete quanti anziani con patologie sono morte per la tachipirina e la vigile attesa? Perché avrebbero avuto bisogno di antinfiammatori. Questo
Questo è il problema. Qualcuno ha provato addirittura in qualche trasmissione, prendendosi degli insulti, di dire che in fondo anche la tachipirina è un antinfiammatorio, cioè di una lievità incredibile che non può fare assolutamente nulla rispetto ad infiammazioni importanti come talvolta sono state quelle del Covid. Quindi questi due soggetti, altro che il salvatore della loro vita, altro che il salvatore della loro salute, questi dovrebbero essere processati per aver fatto rischiare la vita agli italiani, ma poi sulla loro coscienza hanno un'altra cosa se le famiglie italiane si trovano in questa situazione da un punto di vista economico, perché ormai è accertato che bisognava proteggere i più fragili mentre gli under 50 avrebbero tranquillamente, magari per carità, poi ognuno lì era libero con qualche precauzione tipo mascherina, eccetera, avrebbe dovuto e potuto andare a lavorare. Quindi sono davvero stufo, ripeto, di sentire queste persone che tessono le lodi di Draghi e Speranza come salvatori, quando la storia ci sta dicendo esattamente il contrario. Loro sono i massimi responsabili del fatto che noi, da un punto di vista sanitario e da un punto di vista economico, ci siamo trovati in questa situazione. Con questo vi lascio, vi auguro un buon pomeriggio e ci sentiamo più tardi.